vado a vedere questa notizia, Reddito di Cittadinanza, 1900 Navigator, vi ricordate i Navigator? Ecco, senza lavoro dal 1º maggio. Cioè, hanno fatto questa fine, dovevano essere delle persone, diciamo, esperte nel collocare lavorativamente colui che non aveva lavoro e alla fine si sono trovati loro stessi in difficoltà. Sì, questo è paradossale, no? È proprio un paradosso, no? Se tu ci pensi, da un certo punto di vista è un paradosso, dall'altro punto di vista, come al solito, in Italia facciamo le cose in maniera molto, molto, molto poco seria, perché adesso il tema che si sta trattando è queste 1900 persone rischiano di rimanere senza lavoro e quindi troviamogli un Hanno lavoro, questo. diamogli la possibilità di rinnovare i contratti. Piccolo particolare, non si dice che cosa faranno queste persone. Questa è la roba drammatica, no? Dell'Italia. Questa è la cosa drammatica, che tu hai sindacati che in questo momento stanno dicendo va, questi posti di lavoro vanno tutelati, rinnovate i contratti, ma nessuno si preoccupa di dire che cosa faranno queste persone che non sono state in grado di fare il loro lavoro in questi anni, perché non sono state messe nelle condizioni di farlo, perché questa è gente, cioè È onesta, gente vero. che voleva lavorare, non sono persone, non sono scansafatiche, scansafatiche, non sto dicendo questo, queste sono vittime del sistema, sono stati fregati e verranno fregati, come tutti noi, da un sistema che non funziona, che quello l'ho detto mille volte, del reddito di cittadinanza, che è stata una roba ed è una roba ridicola. E io credo che noi cittadini italiani, se non ci mettiamo a in qualche modo manifestare contro il reddito di cittadinanza, siamo dei disonesti. Lo dico sinceramente, siamo tutti dei disonesti. Perché? Perché non è pensabile aiutare le persone senza darle a loro, a queste persone, la possibilità di trovare un'alternativa di lavoro. Tutto quello che era le politiche attive del reddito di cittadinanza, che era quello comunque di dare delle prospettive di lavoro a queste persone, non è stata attuata. Noi italiani ce ne stiamo fregando e quindi l'avvocato Cristiano Cominotto, il signor Mario Rossi, siamo dei disonesti, perché negli altri stati queste cose non sarebbero tollerate, questa è la verità, non sarebbero tollerate e noi ce ne freghiamo perché siamo dei disonesti, questa è la verità.